A che punto sei? Guarda tu stesso. Maestro Cordova, ce l'hai fatta. Arrivano forze imperiali da ogni lato. Ci hanno trovati. Fa scappare tutti. Li terrò impegnati finché... Bond. Mi dispiace tantissimo. Cosa? Figliolo. Figliolo, non sei costretto a farlo. No! Maestro Cordova! È morto! Boda la bussola, inseguilo! Vai! Bod! I camminatori puntano all'archivio. Sta scappando! Perché, Bod? Per questa! Abbiamo lottato insieme per averla. E adesso vuoi consegnarla all'impero? Non voglio darla all'impero. Tu hai ucciso il maestro Cordova. Cal, non hai tempo per combattere. Qualcosa di terribile incombe sull'archivio. Ascolta il tuo istinto. Sai che ho ragione. Che cosa hai fatto? Se vuoi proteggere la tua famiglia, devi portarla via da lì. Subito. Che cosa? Non può essere. Non sei l'unico a essere sopravvissuto.
tempo per scappare! Stai bene? Sì, ma l'impero sta attaccando il cancello principale. C'è una scorciatoia. Stai indietro. Dobbiamo difendere l'hangar fino a evacuazione ultimata. Perché le difese della base sono spente? Molto strano. Non posso perdere. Ah!
Hai visto Cal? No, ma BTR con la mano. Cercano di evacuare più gente possibile. Come pensano di fermarci? Cederai! Guarda, camminatori! Non sfonderanno il cancello principale. Dobbiamo fermare i camminatori! Distruggere i camminatori. Hai attirato l'attenzione. Al piano di sopra ci sono altre munizioni. Serviranno. Ripiego! Non provare a fuggire! Combattiamo, Sir! Stanno per sfondare il perimetro. Questo li farà rallentare. Maestra Agenda, l'impero ha fatto breccia nei tunnel e sta cercando di aprire il cancello della... Merrin, potresti... Certo. Quanti morti. E ce ne saranno molti altri se non proteggiamo l'hangar. Cordova. Vorrebbe che salvassimo il più possibile dall'archivio. Dei codici di contatto. Non devono finire in mano all'impero. Costi quel che costi. Offerta sul bersaglio. Pericolo in arrivo, Sir. Come ai vecchi tempi. Colpo a segno! Eccola lì!
stanno aprendo il cancello. Allora li fermeremo. Andiamo all'hangar. Anche tu. Gris, mi ricevi? Sir, che bella sorpresa! Resta sulla Mantis mentre noi pensiamo all'hangar. Ricevuto. Buona fortuna là fuori. Hanno sfondato il cancello. Respingiamoli! Muovo per attaccare. Capito. Non mi fare paura. Possiamo vincere! Conteniamo insieme. Continua a combattere! Morirò qui se devo. Non provare a fuggire! Quella spada laser significa solo una cosa. Non finisce qui! Attenzione! Abbi fiducia! Li fermeremo! Attacco! Hai solo fortuna! Mi mancava combattere al tuo fianco. Sono arrivati! Posso trattenere? Arrivano! Ora basta! Sarà semplice! Forza, Sir! Non posso trattenerli a lungo! Cosa stai aspettando? Sono fatto! Distruggeranno l'hangar! Presto, Sir! Oh cielo, come sono felice di vedervi! Grazie per l'aiuto! Novità da Cal? Ancora niente. Sicuramente sta bene. Probabilmente ha solo chiuso le comunicazioni. Sir, e adesso? Fuggiamo prima che ne arrivino altri. Poi ci ritroveremo al punto d'incontro. Prima devo tornare all'archivio. I codici di contatto del cammino segreto. Verrò con te. No. Ho bisogno che tu rimanga a difendere la Mantis. BD, va con lei. Tieni i motori accesi, Gris. Farò presto. Ehi, Sir. Io ti aspetto. Puoi farcela. Grazie, Gris.
Concentrati. BD1, portalo alla Mantis. Ci troveremo al punto d'incontro. Vai. Ora. Quanto tempo? Speravo fossi annegato su Nur quando abbiamo aperto una falla nella tua base. Ti illudi se pensi che le tue azioni abbiano avuto conseguenze. La fortezza è integra. L'Inquisitorio prosegue il suo operato. E io sono venuto a prenderti. Ti stavo aspettando. Donato ciò che rimane delle tradizioni Jedi. Diventata più forte. No, ho solo abbandonato la paura. Lo vedremo. Yeah.
Te ne sei occupato tu? Sì, sì, sono al sicuro. Troveremo il posto adatto in cui seppellirli. Gli anacoreti rimasti si sono dispersi. L'impero li sta inseguendo, ma potrebbe tornare. Sira ha fatto guadagnare a BD1 il tempo per raggiungerci con i codici per il cammino segreto. Ma questo è tutto quello che rimane del suo archivio. Eravamo così vicini a una seconda possibilità. Oh, che roba orrenda! Dimmi, come può Bod essere un Jedi e una spia imperiale? Lui non è un Jedi. Perché non ce ne siamo accorti? Ci ha ingannati tutti. No, avrei dovuto essere in grado... Basta così! Cal. Basta così, va bene? Ciò che ha fatto Bod è colpa sua. Non tua. Né di nessun altro. È solo sua. Certo, la partita è truccata. Ma noi scegliamo come giocare. Peccato non abbia una taglia sulla testa. Lo avremmo seguito con un tracciatore. Il localizzatore. Così Bod ci ha raggiunti su Kobo. Che sia ancora attivo. Beh, scopriamolo. Ah, nulla. Dannazione! Cal. Il segnale. È debole. BD, aggancialo. Sistema Nova Garon. Ma perché Bod farebbe una deviazione? Ha una figlia. Forse è lì che vive. Potremmo catturarlo lì. Ma temo sia una trappola. Già, anch'io. Allora che ne pensi? Rischiamo? Non vedo che altra scelta abbiamo. Per Sir,
e il maestro Cordova. Celerò la nostra presenza. Bene. Voi due mettetevi seduti, io assumo il comando. Persir. Dove si va? Dove si va? Siamo in rotta per il sistema Nova Garvan. Rilevo comunicazioni imperiali, niente di strano. Va bene. Sir, non so se puoi sentirmi, ma mi mancherai moltissimo. Quando vuoi. Non riesco a non pensare a Sir. Neppure io. D'ora in poi vedrò il Pai Lun con occhi diversi. Mi aveva anticipato il denaro, ma non c'era mai venuta. E ora non potrà mai farlo. Mi dispiace, Gris. Già, anche a me. Avrei voluto mostrarglielo anche solo una volta, sai. Tutto a posto? È successo di nuovo. I nostri amici, i nostri familiari sono morti. E noi siamo ancora qui. Mi dispiace. Non è colpa tua. Ma dobbiamo far sì che non siano morti invano. Fin qui tutto bene. Devo sgombrare la mente. Proseguiamo. Da che parte? Dobbiamo trovarlo, BD. Sempre se è ancora qui. Cosa mi dice che non è una base imperiale qualunque? Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile.
Fino a nuovo ordine, i protocolli di sicurezza dell'hangar sono danneggiati. Il monitoraggio esterno è fuori uso. Ah, una speed! Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme. Tu mi farai accedere al tuo terminale. No, non posso. Non sei autorizzato. Sono autorizzato. Non stai facendo niente di male. Sei autorizzato. Accesso consentito. È un agente dell'ufficio di sicurezza imperiale, la polizia segreta dell'impero. Se questa è una base dell'US, perché Bod è qui? Forse al servizio dell'intelligence imperiale. Transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Guarda, è il caccia di Bod. Qualcuno lassù! Per motivi di sicurezza, occhio! Abbiamo una saltatoria aperta! Tutti gli arrivi dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Grazie, BD. Ancora nessun allarme. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. L'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Non so come sia stato possibile. Tenvik sta puntando in alto. Puoi biasimarlo? C'è una feroce competizione per i finanziamenti. A mio parere l'Inquisitorio non può competere. L'Usi vanta prestazioni nettamente superiori. Reliquie, ecco cosa sono. E non appena i poteri forti accetteranno questo fatto, finalmente l'impero potrà prosperare. D'accordo. Mi chiedo manutenzione. Bella scoperta, BD. Massima cautela. Bod non deve sospettare di niente. Non riesco a crederci. Lord. Sveglia! Lui è qui. Un terminale. Forse Bod è in archivio. Bene, Bod è qui. Deve trovarsi negli alloggi degli agenti. Ehi, tu splendido! Una lotta tra... E non ho finito! Se ne pensirà! Ha!
Qui bisogna aprire. Sempre utile. Sono il comandante Denver. Lasciatemi dare per primo il benvenuto ai nostri ospiti dell'Inquisitorio. Siamo grati a Lord Vader per il suo interesse nelle nostre operazioni. Continueremo a dimostrare che questo ufficio è indispensabile. I nostri nemici sono numerosi, ma grazie alle informazioni che l'ufficio ci trasmette, avremo la meglio. Siate sempre vigili, sempre allerta. Siamo dell'ufficio di sicurezza imperiale. Siamo gli occhi dell'impero. Forza. Credi che fosse una trappola? Per arrivare a Bod dobbiamo trovare il comandante della base. L'ascensore non funziona da qui. Centrale. È possibile. Sarà un'esercitazione. Con i soldati e curatori alla base. Ne dubito. C'è un L'intruso è stato identificato come il terrorista Jedi Cal Kestis. Portatemelo vivo! Le pareti laser sono attive. Tutto il personale si tenga a distanza. Niente piattaforma. Avvicinati e identificati. Scontro ancora attivo. Attaccatelo presto!
smettila di muoverti e combatti. Amico! Chiedo rinforzi! Al rapporto al comando centrale! Intruso località! Ah! All'attacco! Io sono stato colpito! Barriere laser spente. Qualcuno ha visto il jet? Cal Kestis. Ho sempre pensato che ti avrei incontrato legato a una sedia da interrogatorio. Questa l'ho già sentita. Ed è strana. Comunica la fine dello stato di allerta della base. Oppure? Tu sei un Jedi. Conosco i tuoi punti di forza. E le tue debolezze. Apri le comunicazioni. Ora. Sono il comandante Denvik. Il Jedi è stato neutralizzato, allerta sospesa fino a nuovo ordine. Soddisfatto? Sono qui per Bod Akuna. Come hai trovato questa base? Un localizzatore sulla nave di Bod. Ah, incredibilmente avventato. I suoi rapporti indicano che siete diventati molto affiatati su Coruscant. L'hai mandato tu a infiltrarsi nella mia squadra. Esatto. Bod è stato la mia arma per molto tempo. Molto efficace. Al contrario di quegli orrori corazzati nell'Inquisitorio. Allora è vero. Sira è morta per colpa tua. No. L'operazione su Jedha non è iniziata. Tu menti! L'Impero ha bruciato gli archivi, guidato da Darth Vader. Lord Vader. Devo mettere fine a questa storia! Non capisci? Bod ti ha attirato qui per distruggermi! Stanno arrivando! Sono morto se non... Ah. Già. Bod dovrà vedersela con noi per arrivare alla sua nave. Andiamo. Se qualcuno ti vede, addio copertura.
Ottima idea, BD. Ci vediamo dall'altra parte. Dove stanno interrogando il Jedi? Perché? Vuoi torchiarlo anche tu? Proprio così. Niente, gli assaltatori hanno un qualche tipo di addestramento forse specifico. Sta interrogando il Jedi. Quello è solo per le menti deboli. Ancora vivo? Già, questo lo sospettavo. Denvik ha detto neutralizzato, non morto. Incredibile. Sì. Questa volta Denvik si è superato. Ha battuto gli inquisitori al loro stesso gioco. Non farti sentire dai nostri nuovi ospiti. Ospiti? Ci tengono d'occhio. Oh, certo. E noi motivo d'occhio. Della sua presenza? Ho un appuntamento. Qual è la natura di questo appuntamento? Sono informazioni riservate. Non mi risulta. Il comando centrale avrebbe dovuto informarmi. Devo chiamare un droide della sicurezza, non si muova. Mandate un droide della sicurezza. È proprio necessario? Niente eccezioni, neppure per qualcuno con il suo grado. Fammi passare, subito. Non posso, non senza autorizzazione. Fammi passare e metterò una buona parola con Denvik. Una buona parola con Denvik? Sì, prego, agente. Ehi, amico. Tieniti pronto a tutto. Sbloccala. Non è qui. Guardiamo in giro. Per tutto questo tempo non ha fatto altro che spiarci. Devo focalizzare le energie. Tesoro, lo so, Kata. Adesso siamo solo io e te, hm? Solo io e te. La figlia di Bod e sua madre. Unità dati. Sembra antica. Vediamo cosa contiene. Cosa hai trovato? Era l'ologramma che Dagan stava guardando in... Scusa. Io... mi hai spaventato. Tu devi essere Kata. Beh, io sono Kal. E questo qui è BD1. Tanto piacere. Dov'è tuo papà, Kata? Ha detto che dobbiamo partire. Non lavori qui, vero? No. Sei la prima persona che lo capisce. Sei davvero un Jedi? Sì.
Lo sono. Beh, devo finire di prepararmi. Non trovo il mio pupazzo Muki. Ah. Sì, ti aiutiamo noi a trovarlo. È questo Muki? Un po' mi somiglia. Un po'. È un regalo della mamma. Kata, tuo papà ti ha detto dove vuole portarti. Doveva essere una sorpresa. Ma sei arrivato qui prima del previsto. Vieni, Kata. Papà, che sta succedendo? Lui è il mio migliore amico. Abbiamo litigato, ma sistemeremo le cose. Vero, Cal? Hai trovato Muki? Tu eri un Jedi? Sì. Come sei sfuggito all'epurazione? Come altri facevo la spia per il Consiglio durante le guerre dei cloni. Ho usato quelle capacità per sparire. Mi sono nascosto. Non sapevo di chi fidarmi. Ti suona familiare? Già. Ma poi ho incontrato una donna davvero incredibile. Tua mamma. Un giorno, mentre io e Kata eravamo fuori insieme, è arrivato un messaggio. Non tornate a casa. Inquisitori. Cercavano me. Mia moglie ci ha dato il tempo di fuggire. Prima o poi mi avrebbero preso. Così mi sono accordato. Benwick ci nasconde. E in cambio, papà si rende utile. Ci hai mentito fin dal primo giorno. Tanalor poteva salvare entrambe le nostre famiglie. Volevi consegnarlo al cammino segreto. A degli estranei. E tu eri pronto a sacrificare migliaia di persone per salvare te stesso. Sei un mostro, Bud. No. Sono un padre. Cullandola per la prima volta, ho visto l'intera galassia nei suoi occhi. Tu non puoi capire. Capisco il tradimento. E che mi hai attirato qui per distruggere questa base. Giusto? Beh, combattere l'impero è la tua specialità. Scappa! Druso era nel mio alloggio! È armato! Sparate per uccidere! Uccidete quel Jedi! Bod! Toglietevi di mezzo! Ci ucciderà tutti! Thank you.
La piattaforma è da qualche altra parte. Vod! Scappando. Se lo perdiamo, non lo vedremo più. Ehi, Merrin, hai sentito? Merrin, dove sei andato a cacciare? Distruggete quel caccia! Non fate scappare il traditore! Troppo tardi. Dobbiamo tornare sulla mano. Tutto il personale è subito al rapporto nell'angolo. Cosa ci fai qui? Tu che dici? Ti sto salvando! Thank you.
Dov'è Bod? Se n'è andato. Ha preso sua figlia e la bussola. Mi ha usato come diversivo. Maledetto! Avanti, Jedi. Fallo! Fallo! Meglio te che Lord Vader! Lui chi è? Ci ha scatenato addosso Bod. I miei amici. Cordova. Sì! Tutti morti per colpa tua! Cal! È questo che vuole Bod. So che stai soffrendo, ma tu non sei così. L'impero ci ha tolto già abbastanza. Non perderò anche te. Non succederà. Ci vediamo sulla Mantis. Saluta gli inquisitori da parte mia. Sto bene. Sto bene, amico. Non preoccuparti per me. Stai bene? Sì, più o meno. Quello cos'era? Forse... Non ho idea di cosa fosse. Se dovesse ripresentarsi, me lo dirai. Lo farò. Bene. Oh, finalmente! Non sapete quanto... Aspetta! Non dirmelo! Si è messo contro l'intera base, ho ragione? Hai ragione. Bene, Cal. Non abbiamo Bod e neppure la bussola. Dimmi la verità una buona volta! Abbiamo perso, vero? Resta una sola bussola. Se mi stai ascoltando, tu sai dove l'ho lasciata. Ma se non dovessi trovarla, non disperare. Cos'è questo? Non è solo un ultimo addio. C'è un altro modo per raggiungere Tanalor. Attiva i meccanismi e allineali sulle coordinate incluse in questo messaggio. Qui c'è un centro di controllo. Allineando i meccanismi, possiamo aprirci un varco attraverso l'abisso. Frenate un attimo, fatemi capire. Vorreste farmi infilare la Mantis in una nebulosa mangianavi, facendola passare per una galleria creata da un'anticaglia vecchia di 2 secoli? Sì. Sì. Bene, ci sto. Dove si va? Come possiamo essere certi che questo esperimento funzionerà? Non possiamo. Quindi attiviamo dei meccanismi, qualunque cosa siano, facciamo un buco nell'abisso e ci voliamo attraverso. Sì, proprio così. Stiamo arrivando a destinazione. Ehi,
Stiamo per finire questa storia, in un modo o nell'altro. Già, ma continuo a pensare a quanto è successo su Nova Garum. Lo so. Basta che tu non ti metta a rimuginare al punto da perdere colpi. Contiamo su di te. Sì, capisco. Così mi schiarisco le idee. Più facile di quando l'ho costruita la prima volta. Benvenuti. Io sono Santari Kree, direttrice di questo centro sperimentale. Per sicurezza, un membro del personale deve restare qui mentre i meccanismi sono attivi. Gris, se uno di noi non resterà indietro, ci servirà qualcuno per attivare i meccanismi. Oh, certo. Chiederò in giro nel caso in cui qualcuno voglia morire. Targol, forse? Forse Targol no. Devo sgombrare la mente. Soldati epuratori, che cosa ci fanno? Traditore.
Stavano aspettando. Forse Bod li ha avvertiti del nostro arrivo. Sembra promettente. Non male per una struttura abbandonata. Tutti i meccanismi sono accesi. Ora non ci resta che attivarli. Cree deve aver sigillato la struttura quando è stata evacuata, ma questo non ci fermerà. Rispettiamo la messa e la sostanza che chiamiamo Cobo Materia. Servendoci di tecnologie a onde, siamo riusciti a disperdere la Cobo Materia e sondare l'abisso più in profondità. Che cosa nasconde l'abisso di Cobo? Unitevi a me e lavoreremo insieme per scoprirlo. Procedere al ponte d'osservazione per l'allineamento. Bisogna riconoscerlo. Cree aveva pensato a tutto. Zeta, ce l'hai fatta! Gris mi ha informata che ti serviva aiuto, perciò eccomi qui. Ne hai fatta di strada, non sarà stato facile. Pur avendo due secoli sulle spalle, ho ancora la grinta di un Padawan. Incredibile! Oh, Cal, è semplicemente incredibile! Puoi avviare i meccanismi quando siamo in posizione. Oh, aspetterò il tuo ordine. Sarà per me un onore vedere il sogno della padrona Cree riprendere vita. Per la tua padrona. Torniamo alla Mantis, amico. Poi potremo attraversare l'abisso. Neanche io ne sono entusiasta, ma è l'unico modo per arrivare a Tanalor.
Devo concentrarmi. Dove andiamo, amico? Dovremmo fare affidamento su Grisa. Cal, è il momento. Siamo in partenza per l'abisso. Attiva i meccanismi. Seguirò i vostri progressi da qui. Che la forza sia con tutti voi. E con te, Zeta. Zeta ci sta mettendo così tanto. Da Ganghera è stato l'unico a uscire vivo da quello che stiamo per fare. Almeno moriremo tutti insieme. Ehi, gran bel discorso, ragazzi. Spero solo che non sia troppo lungo per la mia lapide. Guardate. Siamo. Lo so, lo so! Vuoi pilotare tu? Che l'avevano detto anche tutti quei poveri diavoli un attimo prima di finire polverizzati. Benone, adesso è una corsa a ostacoli. Ma tu sei più veloce. Smetti di pilotare e inizia a volare. Trasferisco l'energia dai deflettori ai motori. Sei impazzito! Rinuncia alla sicurezza per la velocità. Esatto. Siamo nelle tue mani, amico. Hai ragione. Questa è la mia nave, no? Grisi in volo, baby! Questo tunnel si sta facendo un po' strettino. No, non sbagli. Zeta, che sta succedendo? Meccanismi in sovraccarico! Non posso farci niente! Dobbiamo accelerare. Sto già andando al massimo! Aspetta un momento! Sei impazzito! Salta nell'iperspazio alla cieca e raccoglieranno pezzi di Mantis in tutto l'orlo esterno. Ti fidi di me? Sai che è così, Cal? Si vola. Ora!
Fatta, figlio di un Gandark con tre braccia. Beh, almeno nessuno ha perso la calma. Wow. Spero ne valga la pena. Eccoci qui, Tananor. Tu e Merrin fate attenzione là fuori, va bene? Sì, certo, anche tu, BD. Andrà tutto bene, Gris. Guarda che ci conto, Cal. Non passerò il resto dei miei giorni su questa roccia, specialmente non con quel traditore. Torneremo presto. Allora questo è Tanalor. Non è come te l'aspettavi? Non so cosa mi aspettavo. Sono cambiate molte cose dalla prima volta che l'ho sentito nominare. Il tempio è di qua. Dagan e Santari Kree hanno pianificato il loro futuro proprio qui. E guarda dove li ha portati. Combod non può finire pacificamente. Ha già usato sua figlia per giustificare tradimenti e omicidi. Ora lo abbiamo messo all'angolo, senza vie di fuga. Ucciderà o verrà ucciso. Allora? Di qualcosa. Hai ragione. Ma che facciamo con Kata? Avevamo più o meno la sua età quando ci strapparono le nostre famiglie. Lo so. Quella perdita segnerà per sempre le nostre vite. Ma per Kata c'è ancora speranza. Sì, è vero. Molto bene. Daremo a Bod la possibilità di arrendersi. Per il bene di Kata. E per il nostro. Continuo a pensare a una cosa che mi disse Sir. Un monito. Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Sento di odiare profondamente Bod. Sir ha vinto la sua battaglia contro il lato oscuro. Ci riuscirai anche tu.
piegate al tempio. I Nile stanno circondando la nostra posizione. Maestro Gera, è un ordine. Hai sentito? Gata. Ciao, Kata. Lei è Merrin. È un'amica. Mi dispiace per mio papà. Sì. Ha detto che non ti avrei rivisto. Tu che ci fai qui? Kata, tuo padre ha rubato una cosa molto importante. Gli chiederemo di darcela indietro. Puoi accompagnarci da lui? Ok. Seguitemi. Non mi piace qui. È buio e triste. Non devi avere paura. Va meglio? Sei molto bella. Kata! Come avete fatto? Non è stato facile. Non avresti dovuto seguirci! Papà, fermo! Sta indietro, Kata! Solo così posso tenerti al sicuro! Sarà al sicuro. Lo prometto, Bod. Ma ascoltami bene. È finita. Getta via le armi. Questo pianeta sarà un rifugio per chi è perseguitato dall'impero. Compresa Kata. E te. Ma devi arrenderti. Adesso. Vai fuori, Kata. Ti prego, ascoltali. Basta! Sono io a decidere cosa è meglio per la mia famiglia! Dovevi restarne fuori! Distrailo! Io attaccherò da lui! È finita, Kestis! Più
Non far soffrire così tua figlia. Bod, non è bello crescere da soli. Ti prego, ascoltali, papà! D'accordo. E quando l'impero arriverà, riuscirai a proteggere mia figlia? Perdonami, Kata. Io ci ho provato. Come ti senti? Meglio. Grazie. Bene. Dobbiamo parlare. Ero poco più grande di te quando persi la mia famiglia. Per molti anni mi chiusi nel dolore. Non volevo sentirmi meglio. Perché? Ero convinta che quella sofferenza fosse l'unica cosa che ancora mi legava a loro. Ma mi sbagliavo. E un giorno incontrai un'altra persona che aveva perso la famiglia. Insieme trovammo un modo per sopravvivere. Questo dolore è tuo. Fa parte di te. Quando la mamma è morta, papà è cambiato tanto. E anch'io. Credo. Sì. Ma questo non deve definirti. E non devi lasciare che ti consumi. Thank you.
salvato la vita su Bracca. Mi ha lasciato andare per la mia strada. Quando ne avevo bisogno. Mi ha insegnato cosa significa essere un Jedi. Ma ora non ci sei più. Continueremo il tuo lavoro, Sir. Costruiremo qualcosa che sopravvivrà all'impero, te lo prometto, davvero. Ma ho paura. Mi sono quasi perso. Non so se sono pronto. Non so se sono pronto per ciò che mi aspetta. Cal, guidala oltre l'oscurità. Beh, forse non è come ci aspettavamo, ma ora questo posto è casa nostra. Sì, Gris. Hai proprio ragione. Però c'è ancora molto lavoro da fare. Dovremo contattare il cammino segreto. E trovare gli anacoreti. E aprire un saloon. Il posto è un po' inquietante, ma so che sarebbe un successone. Adesso appartiene a te. Appartiene a tutti noi. Che ne pensi, piccola? Lo facciamo un tentativo? Sì. Va bene. Ah, così mi piaci! Oh, oh, fantastico, dai, sarai affamata. Ti preparo qualcosa. Hai mai assaggiato le bistecche di Scas?